Amelia, cantautore molto noto nel centro Italia, è il vincitore dell'edizione 2019 della rassegna musicale Vale, organizzata dall'associazione Dietro le Quinte del presidente Piero Cerolini in collaborazione con il Conservatorio Casella dell'Aquila. La serata finale al Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio Nevestini ha riscosso un grande successo con l'esibizione dei tre gruppi finalisti scelti dalla giuria. Ma è una grandissima soddisfazione innanzitutto perché è una cosa che faccio da quando ho 16-17 anni, quindi ogni volta che si raggiunge un risultato, grande o piccolo che sia, è sempre riempie un po' d'orgoglio, no? Ti fa vedere che quello che fai, quello che scrivi, le canzoni che parlano della tua vita poi in un certo senso arrivano, no? Alle persone, quindi mi riempie il cuore. Oltre al vincitore, sul palco i Blaui, nome ispirato da una canzone di Bob Dylan, scelto da Matteo e Leboro per un gruppo di 4 diciottenni aquilani che hanno presentato sul palco brani propri a cavallo tra il pop e l'elettronica, con testi in italiano che citano anche Bob Marley, a dispetto di sonorità lontane dal reggae. È un'esperienza all'insegna della musica e del divertimento innanzitutto. E poi credo che in una terra come la nostra queste iniziative facciano assolutamente bene a, diciamo, risanare un po' quello che è il tessuto sociale e artistico che forse in questi anni si era un po' perso, ma che è super presente e super attivo e non vede l'ora di emergere anche al di fuori. In finale anche Thousand Years Between, 4 musicisti, una bottiglia di Duenziana e una di Montepulciano, così dicono di loro quando creano le canzoni, nei loro brani contaminazioni di rock moderno e alternativo in una solida base di rock classico con vene vintage. Ma il nostro gruppo vuole essere un gruppo di brani originali abbastanza evergreen come tipologia, nel senso, diciamo, classic rock, ma non troppo vicini allo stilema, ma cercando di rompere un minimo gli schemi classici, però di fatto cercando l'evergreen, insomma, questo qui.